Antonin Artaud, Artaud, sei un po' tard, sei in retard, irritato, irritabile, bile, ritardo. Antonin Artaud, Antonin Artaud, Artaud. Il miglior complimento o componimento che possiate ricevere di essere un po' matti. L'appellativo di cappellaio matto è quanto di più elegante un uomo, anche una donna, possa ricevere in vita sua. Non gli si è detto che è scemo, ma di soffrire di qualche turbamento mentale di troppo. Insomma, si viene paragonati a quest'Artù, a Burroughs, a Jack Nicholson, David Lynch, una bella compagnia di uomini barfly. Se oggi arriva la notizia che appunto Nicholson tornerà in scena per il rifacimento di Tony Herman, avete che gioia, uomini picchiettelli. Non venite omologati alla massa né annessi a quei porcellini che hanno solo la fighella in testicoli in testa. Un'umanità questa alquanto repellente e cagionatrice di false competizioni. D'altronde l'indottrinamento alla cosiddetta triste normalità avviene sin dalla più tenera età, quando quei batuffoli di bambini con loro carche di tenerezze vengono redarguiti, sgridati, ammoniti da insegnanti buriosi, presuntuosi, arcigni, maligni, uomini e donne con una vita logorante alle spalle, che svolgono il loro lavoretto punitivo per portare a casa la pagnotta. Pane e pene, insomma. Di cosa io mi occupo? Di disoccuparmi. Sebbene gente malvagia voglia incasellarmi in schermi comuni, non mi mummifico, la mummia, in tali arbitrarie etichette e viaggio per lidi di pure nostalgie, di fantasie prelibate, semmai anche alate, ben conscio di essere geniale e di aver soppassato molti precetti, ricette e ricotte del vivere normale. Adesso è il tempo... In questa estate vana gloriosa in cui l'uomo medio si reca al mare a farsi il bagnetto, se una lei sognando di farsi il bagnino. Sì, questi si bagnano sempre, invece io sono un corvo in cui piove per sempre. Molta gente, non dandosi una ragione di come spesso io sragioni, sebbene faccia dei bei ragionamenti, ma sono uno scapolo e non un ammogliato e spesso non lo metto a mollo, mollandone qualcuna quando non la digerisco. Uomini mediocri, siate infelici nelle vostre istruzioni per l'uso di farmaci antidepressivi pure abusate, mentre io ordino un altro caffè, facendovi le corna mentre mangio un saporito cornetto.